Lo Spirito del Signore è sopra di me. E da questo versetto è incominciata la predicazione di Gesù e dallo stesso versetto ha preso avvio la parola che abbiamo ascoltato oggi. Al principio, dunque, sta lo Spirito del Signore. Ed è su di Lui che vorrei riflettere oggi con voi, cari confratelli, sullo Spirito del Signore. Perché senza lo Spirito del Signore non c'è vita cristiana e senza la sua unzione non c'è santità. Egli è il protagonista ed è bello oggi, nel giorno nativo del sacerdozio, riconoscere che c'è Lui all'origine del nostro ministero, della vita e della vitalità di ogni pastore. La Santa Madre Chiesa ci insegna infatti a professare che lo Spirito Santo dà la vita, come ha affermato Gesù dicendo «è lo Spirito che dà la vita». Insegnamento ripreso dall'Apostolo Paolo, il quale scrisse che la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita. E parlò della legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù. Senza di Lui neppure la Chiesa sarebbe la sposa vivente di Cristo, ma al più un'organizzazione religiosa, più o meno buona, non sarebbe il corpo di Cristo, ma un tempio costruito da mani di uomo. Come edificare allora la Chiesa, se non a partire dal fatto che siamo templi dello Spirito Santo che abita in noi? Non possiamo lasciarlo fuori casa, o parcheggiarlo in qualche zona devozionale, al centro. Abbiamo bisogno ogni giorno di dire «vieni», perché senza la tua forza nulla è nell'uomo. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Ciascuno di noi può dirlo, e non è presunzione, è realtà. In quanto ogni cristiano, in particolare ogni sacerdote, può fare proprie le parole che seguono, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Fratelli, senza merito, per pura grazia, abbiamo ricevuto un'unzione che ci ha fatto padri e pastori nel popolo santo di Dio. Soffermiamoci allora su questo aspetto dello Spirito, l'unzione. Dopo la prima unzione che avvenne nel grembo di Maria, lo Spirito scese su Gesù al Giordano. In seguito a ciò, come spiega San Basilio, ogni azione di Cristo si andava compiendo con la compresenza dello Spirito Santo. Con la potenza di quella unzione, infatti, predicava e operava segni. In virtù di essa, da Lui usciva una forza che guariva tutti. Gesù e lo Spirito operano sempre insieme, così da essere come le due mani del Padre. Ireneo dice questo, che protese verso di noi, ci abbracciano e ci risollevano. E da loro sono state segnate le nostre mani, unte dallo Spirito di Cristo. Sì, fratelli, il Signore non ci ha solo scelti e chiamati di là, ha riversato in noi l'unzione del Suo Spirito, lo stesso che è disceso sugli Apostoli. Fratelli, noi siamo dei unti. Guardiamo dunque a loro, agli Apostoli. Gesù li scelse e sulla sua chiamata lasciarono le barche, le reti, la casa e così via. L'unzione della parola cambiò la loro vita. Con entusiasmo seguirono il Maestro e cominciarono a predicare, convinte di compiere in seguito cose ancora più grandi, finché arrivò la Pasqua. Lì tutto sembrò fermarsi, giunsero a rinnegare e abbandonare il Maestro. Non abbiamo paura, siamo coraggiosi nel leggere la nostra propria vita e le proprie cadute. Giunsero a rinnegare e abbandonare il Maestro, Pietro il primo. Fecero i conti con la loro inadeguatezza e compresero di non averlo capito.
il non colosso quest'uomo che Pietro scandì nel cortile del sommo sacerdote dell'ultima cena non è solo una difesa impulsiva, ma un'ammissione di ignoranza spirituale. Lui e gli altri forse si aspettavano una vita di successi dietro un Messia trascinatore di folle, operatore di prodigi, ma non riconoscevano lo scandalo della croce che sbriciolò le loro certezze. Gesù sapeva che da soli non ce l'avrebbero fatta e per questo promise loro il Paraclito. E fu proprio quella seconda unzione a Pentecoste a trasformare i discepoli portandoli a pascere il gregge di Dio e non più se stessi. E questa è la contraddizione da risolvere. Sono pastore del popolo di Dio o di me stesso? E c'è lo Spirito a insegnarmi la strada. Fu che l'unzione di fuoco a distinguere la loro religiosità centrata su se stessi e sulle proprie capacità. Accolto lo Spirito, evaporano le paure e i tentennamenti di Pietro, Giacomo e Giovanni, bruciati dal desiderio di dare la vita. Smettono di inseguire posti di onore, il carrierismo nostro, fratelli. Gli altri non stanno più chiusi e timorosi nel cenacolo, ma escono e diventano apostoli nel mondo. E lo Spirito a cambiare il nostro cuore, a metterlo qui, in quel piano diverso, differente. Fratelli, un simile itinerario abbraccia la nostra vita sacerdotale e apostolica. Anche per noi c'è stata una prima unzione, cominciata con una chiamata d'amore che ci ha rapito il cuore. Per essa abbiamo lasciato gli ormeggi e su quell'entusiasmo genuino è scesa la forza dello Spirito che ci ha consacrato. Poi, secondo i tempi di Dio, giunge per ciascuno la tappa pasquale, che segna il momento della verità. Ed è un momento di crisi che ha varie forme. A tutti, prima o poi, succede di sperimentare delusioni, fatiche, debolezze, con l'ideale che sembra usurarsi fra le esigenze del reale, mentre subentra una certa abitudinarietà e alcune prove, prima difficili da immaginare, fanno apparire la fedeltà più scomoda rispetto a un tempo. Questa tappa di questa tentazione, di questa prova che tutti noi abbiamo avuto, abbiamo e avremmo, questa tappa rappresenta un crinale decisivo per chi ha ricevuto l'unzione. Si può uscirne male, planando verso una certa mediocrità, trascinandoci stanchi in una normalità dove si insinuano tre tentazioni pericolose: quella del compromesso, per cui ci si accontenta di ciò che si può fare; quella dei surrogati, per cui si tenta di ricaricarsi con altro rispetto alla nostra unzione; e quella dello scoraggiamento, che è la più comune, per cui scontenti si va avanti per inerzia. Ed ecco qui il grande rischio: mentre restano intatte le apparenze, io sono sacerdote, io sono prete, ci si ripiega su di sé e si tira a campare svogliati. La fragranza dell'unzione non profuma più la vita e il cuore, e il cuore non si dilata, ma si restringe avvolto nel disincanto. È un distillato, sai? Quando il sacerdozio lentamente va scivolando sul clericalismo e il sacerdote si dimentica di essere pastore del popolo per diventare un chierico di Stato. Ma questa crisi può diventare anche la svolta del sacerdozio, la tappa decisiva della vita spirituale, in cui deve effettuarsi l'ultima scelta tra Gesù e il mondo,
tra l'eroicità della carità e la mediocrità, tra la croce e un centro benessere, tra la santità e un'onesta fedeltà all'impegno religioso. Alla fine di questa celebrazione vi daranno come dono un classico, un libro che tratta su questo problema, La seconda chiamata. È un classico del padre Boyon che tocca questo problema, leggetelo, poiché tutti noi abbiamo bisogno di riflettere su questo momento del nostro sacerdozio. È il momento benedetto in cui noi, come discepoli a Pasqua, siamo chiamati ad essere abbastanza umili per confessarci vinti dal Cristo umiliato e crocifisso e per accettare di iniziare un nuovo cammino, quello dello Spirito, della fede e di un amore forte e senza illusioni. È il Kairos in cui scopre che il tutto non si riduce ad abbandonare la barca e le reti per seguire Gesù durante un certo tempo, ma richiede di andare sino al Calvario, di accoglierne la lezione e il frutto e di andare con l'aiuto dello Spirito Santo sino alla fine di una vita che deve terminare nella perfezione della divina carità. Con l'aiuto dello Spirito Santo. È il tempo per noi, come per gli Apostoli, di una seconda unzione. Tempo di una seconda chiamata che dobbiamo ascoltare per la seconda unzione, dove accogliere lo Spirito non sull'entusiasmo dei nostri sogni, ma sulla fragilità della nostra realtà. È un orizzonte che fa verità nel profondo, che permette allo Spirito di ungerci le debolezze, le fatiche, le povertà interiori. Allora l'unzione profuma nuovamente di Lui, non di noi. In questo momento, interiormente, sto facendo memoria di alcuni di voi che sono in crisi, diciamo così, che sono disorientati e che non sanno come prendere la strada, come riprendere la strada in questa seconda unzione dello Spirito. A questi fratelli io li ho presenti, semplicemente dico coraggio, il Signore è più grande delle tue debolezze, dei tuoi peccati, affidati al Signore e lasciati chiamare una seconda volta, questa volta con l'unzione dello Spirito Santo. La doppia vita non ti aiuterà, buttare tutto per la finestra nemmeno. Guarda avanti, lasciati carezzare per l'unzione dello Spirito Santo. E la via per questo passo di maturazione è ammettere la verità della propria debolezza. A questo si esorta lo Spirito della verità, che ci smuove a guardarci dentro fino in fondo, a chiederci: la mia realizzazione dipende dalla mia bravura, dal ruolo che ottengo, dai complimenti che ricevo, dalla carriera che faccio, dai superiori o collaboratori, o dai comfort che mi posso garantire, oppure dipende dall'unzione che profuma la mia vita? Fratelli, la maturità sacerdotale passa dallo Spirito Santo, si compie quando Lui diventa il protagonista della nostra vita. Allora tutto cambia prospettiva, anche le delusioni, le amarezze, anche i peccati, perché non si tratta più di cercare di stare meglio aggiustando qualcosa, ma di consegnarsi senza trattenere nulla a chi ci ha impegnati nella sua unzione e vuole scendere in noi fino in fondo. Fratelli, riscopriamo allora che la vita spirituale diventa libera e gioiosa non quando si salvano le forme e si cuce una toppa, ma quando si lascia allo Spirito l'iniziativa e, abbandonati ai Suoi disegni, ci disponiamo a servire dove e come ci viene chiesto.
il nostro sacerdozio non cresce per ramendo, ma per traboccamento. Se lasciamo agire in noi lo spirito della verità, custodiremo l'unzione, custodire l'unzione, perché le falsità, le ipocrisie clericali, le falsità con cui siamo tentati di convivere verranno alla luce subito, e lo spirito il quale lava ciò che è sordido ci suggerirà senza stancarsi di non macchiare l'unzione, nemmeno un poco. Viene alla mente quella frase del Coelet che dice: una mosca morta guasta l'unguento del profumiere. È vero, ogni doppiezza, la doppiezza clericale, per favore, ogni doppiezza che si insinua è pericolosa, non va tollerata ma portata alla luce dello spirito, perché se niente è più infido del cuore difficilmente guarisce. Lo Spirito Santo, lui solo, ci guarisce dalle infedeltà. È per noi una lotta irrinunciabile. È infatti indispensabile, come scrisse San Gregorio Magno, che ci annuncia la parola di Dio, che chi annuncia la parola di Dio prima si dedichi al proprio modo di vivere, perché poi, attingendo dalla propria vita, impari cosa e come dirlo. Nessuno presuma di dire fuori ciò che prima non ha ascoltato dentro. Ed è lo spirito il maestro interiore ad ascoltare, sapendo che non c'è nulla di noi che egli non voglia ungere. Fratelli, custodiamo l'unzione. Invocare lo Spirito sia non una pratica saltuaria, ma il respiro di ogni giorno. Vieni, vieni, custodisce l'unzione. Io, consacrato da Lui, sono chiamato a immergermi in Lui, a far entrare la Sua luce nelle mie opacità, ne abbiamo tante, per ritrovare la verità di quello che sono. Lasciamoci spingere da Lui a combattere le falsità che si agitano in noi, e lasciamoci rigenerare da Lui nell'adorazione, perché quando adoriamo il Signore, Egli riversa nei nostri cuori il Suo Spirito. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato, prosegue la profezia, e mi ha mandato a portare un lieto annunzio, liberazione, guarigione e grazia. In una parola, a portare armonia dove non c'è. Perché, come dice San Basilio, lo spirito è l'armonia. È lui che fa l'armonia. Dopo avervi parlato dell'unzione, vorrei dirvi qualcosa su questa armonia, che ne è la conseguenza. Lo Spirito Santo, infatti, è armonia. Anzitutto in cielo, San Basilio spiega che tutta quella sovraceleste e indicibile armonia nel servizio di Dio e nella sinfonia vicendevole delle potenze sovracosmiche è impossibile che sia conservata se non per l'autorità dello Spirito. E poi in terra, nella Chiesa, egli infatti quella divina e musicale armonia che tutto lega. Ma pensate a un presbiterio senza armonia, senza lo Spirito. Non funziona. Suscita lo Spirito la diversità dei carismi e la ricompone in unità. Crea una concordia che non si fonda sull'omologazione, ma sulla creatività della carità. Così fa armonia tra i molti. Così fa armonia in un presbitero. Durante gli anni del Concilio Vaticano II, che è stato un dono dello Spirito, un teologo pubblicò uno studio in cui parlò dello Spirito non in chiave individuale, ma plurale. Invitò a pensarlo come una persona divina, non tanto singolare, ma plurale, come il noi di Dio, il noi del Padre e del Figlio,
perché è il loro nesso, in se stesso concordia, comunione e armonia. Io ricordo quando ho letto questo trattato teologico, era in teologia studiando, mi sono scandalizzato, sembrava un'eresia, perché nella nostra formazione non si capiva bene come era lo Spirito Santo. Creare armonia è quanto desidera, soprattutto attraverso coloro nei quali ha rivelato la sua unzione. Fratelli, costruire l'armonia tra noi non è tanto un buon metodo affinché la compagna ecclesiale proceda meglio. Non è ballare il minuet, non è questione di strategia o di cortesia. È un'esigenza interna alla vita dello Spirito. Si pecca contro lo Spirito, che è comunione, quando si diventa, anche per leggerezza, strumenti di divisione. Chiacchiericcio. Sempre atterriamo sullo stesso. Quando diventiamo strumenti di divisione, pecchiamo contro lo Spirito. E si fa il gioco del nemico, che non viene allo scoperto e ama le dicerie, le insinuazioni, fomenta partite, cordate, alimenta la nostalgia del passato, la sfiducia, il pessimismo, la paura. Stiamo attenti, per favore, a non sporcare l'unzione dello Spirito e la veste della Santa Madre Chiesa con la disunione, con le polarizzazioni, con ogni mancanza di carità e di comunione. Ricordiamo che lo Spirito, il noi di Dio, predilige la forma comunitaria, cioè la disponibilità rispetto alle proprie esigenze, l'obbedienza rispetto ai propri gusti, l'umiltà rispetto alle proprie pretese. L'armonia non è una virtù tra le altre, è di più. Gregorio Magno scrive: quando valga la virtù della concordia, lo dimostra il fatto che senza di essa tutte le altre virtù non valgono assolutamente nulla. Aiutiamoci, fratelli, a custodire l'armonia. Custodire l'armonia. Questo sarebbe il compito. Cominciando non dagli altri, ma ciascuno da se stesso. Chiedendoci nelle mie parole, nei miei commenti, in quello che dico e scrivo, c'è il timbro dello Spirito o quello del mondo? Penso anche alla gentilezza del sacerdote, ma tante volte i preti noi siamo dai maleducati, Pensiamo alla gentilezza del sacerdote. Se la gente trova persino in noi persone insoddisfatte, persone scontente, citelloni, che criticano e puntano il dito, dove vedrà l'armonia? Quanti non si avvicinano, si allontanano perché nella Chiesa non si sentono accolti e amati, ma guardati con sospetto, giudicati. In nome di Dio accogliamo e perdoniamo sempre. E ricordiamo che l'essere spigolosi e lamentosi, oltre a non produrre nulla di buono, corrompe l'annuncio, perché controtestimonia Dio che è comunione e armonia. E ciò dispiace tanto, e anzitutto allo Spirito Santo, che l'Apostolo Paolo ci esorta a non rattristare. Fratelli, vi lascio questi pensieri che sono usciti dal cuore. Ho nel cuore, e concludo rivolgendomi una parola semplice e importante. Grazie. Grazie per la vostra testimonianza. Grazie per il vostro servizio. Grazie per tanto bene nascosto che fate. Grazie per il perdono e la consolazione che regalate in nome di Dio. Perdonare sempre, per favore. Mai negare il perdono. Grazie per il vostro ministero, che spesso si svolge su tante fatiche, incomprensioni e pochi riconoscimenti. Fratelli, lo Spirito di Dio, che non lascia deluso chi ripone in Lui la propria fiducia, vi colmi di pace e porti a compimento ciò che in voi ha iniziato
perché siate profeti della sua unzione e apostoli di armonia.